Seconda lettera di Giovanni. Io, il presbitero, alla signora eletta da Dio e ai suoi figli, che amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a causa della verità che rimane in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi, da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Vedete, i primi tre versetti, finalmente abbiamo trovato un punto. Un pensiero lungo, che però corrisponde al genere letterario delle lettere. Infatti lo sentite anche riecheggiare lo stile delle lettere paoline. Mi sono molto rallegrato, ecco qui comincia la lettera vera e propria, mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l'amore, camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell'amore. Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Vedete che riecheggia la tematica di fondo della prima lettera di Giovanni. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. E alla fine arriviamo al punto, che è il motivo per cui scrive la lettera. Dopo questo preambolo, se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro. Spero tuttavia di venire da voi e di poter parlare a viva voce, perché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della tua sorella, l'Eletta. Ok? Bene. Allora, cosa si può dire su questa seconda lettera? Vedete, i primi tre versetti, abbiamo visto, in un pensiero continuo, unico, sono il preambolo tipico della lettera, della lettera secondo lo stile classico. In verità, qui rispetto alla formula greca, alla formula classica della lettera, manca qualcosa, perché manca il verbo kairein, che di solito è ci rallegriamo, e però è tipico delle lettere sullo stampo classico greco scritte in Oriente. In Oriente loro questo ultimo passaggio con i rallegramenti non lo facevano. E per cui vuol dire una conferma che questa lettera è secondo lo stile classico, ma è il bacino del Medio Oriente, il bacino appunto dove aveva sede la comunità di Giovanni e quelle legate. Vedete, lo schema è sempre questo: A augura gioia a B. Questo è sempre il mittente. A augura gioia a B, che è il destinatario. Qui qual è il mittente, qual è il destinatario? Allora, il mittente si chiama il presbitero.
Attenzione, perché non è ancora il presbitero secondo l'accezione nostra, ministeriale. Cioè, è l'anziano, parte di quel collegio di anziani che erano a capo della comunità cristiana. I presbiteri erano gli anziani scelti come consiglio direttivo di una comunità che nelle prime comunità cristiane erano istituiti dagli apostoli stessi. Gli apostoli che fondavano le comunità poi nominavano loro stessi un gruppettino di anziani che portavano avanti la guida della comunità, i presbiteri. Soltanto poi, dopo il secondo secolo, comincerà la loro funzione a diventare sacramentale con l'ordine. Prima era un ministero inteso come servizio alla comunità cristiana. Poi cosa è successo? All'interno dei presbiteri, degli anziani, loro sceglievano uno che coordinava. L'anziano che coordinava il consiglio degli anziani si chiamava episcopo, cioè era quello che li guardava dall'alto, ma non era ancora il nostro vescovo, non c'era ancora successione apostolica, perché gli apostoli erano ancora vivi. Quando poi moriranno gli apostoli, allora questo episcopo farà un passaggio decisivo in ordine anche alla sua natura, perché diventerà successore degli apostoli per portare avanti la catena apostolica della trasmissione del Vangelo e della conservazione della tradizione, della custodia della tradizione, diventerà il nostro vescovo. I presbiteri diventeranno i preti, i diaconi rimarranno i diaconi. Quelli che scompariranno saranno le diaconesse. Perché c'erano diaconi e diaconesse, soltanto che quando c'è il passaggio con l'ordinazione, quindi il loro servizio diventa sacramentale, lì devi essere un uomo. Qui c'è, lui si chiama il presbitero, probabilmente il presbitero vuol dire che era già episcopo nel senso di responsabile. Allora vedete, non è l'apostolo, capite? È il successore dell'apostolo. Noi chiamiamo lettera di Giovanni giustamente perché è nell'alveo di Giovanni, ma già, Giovanni è già morto. Giovanni morirà sul finire degli anni 90 e qui siamo già inizio del secolo successivo, no? Quindi è già morto, ma lui si pone nell'alveo dell'insegnamento di Giovanni come suo successore. Capite? Il destinatario è la signora eletta. Se andate a vedere al versetto 9, si dice: chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Gli avversari, questi secessionisti, vengono definiti qui come proagon, quelli che vanno oltre. Noi come diremmo oggi? I progressisti, capite? E noi qui perdiamo il gioco di parola, perché la traduzione dice chi va oltre, ma sono chi è proagon, progressista. Si separano dalla dottrina di Cristo. Come intendete voi la dottrina di Cristo? Tecnicamente, io, perché qui è deformazione professionale, perché io insegno tutti i giorni greco agli studenti, e qui c'è questo complemento, dottrina di Cristo, che può essere o soggettivo o oggettivo. Cosa vuol dire? Che è la dottrina che appartiene a Cristo, soggettivo,
O è la dottrina che mi rivela Cristo? Qui c'è qualche autore che dice questo è soggettivo, cioè è la dottrina di Cristo, cioè la dottrina che Cristo ci ha dato. Invece altri dicono no, questa è la dottrina in senso oggettivo che ti rivela Cristo. Tutte e due sono vere, perché la dottrina viene da Cristo e la dottrina ci rivela Cristo. Può essere una domanda cosa intendesse qui l'autore, ma secondo me tutti e due i significati sono nel cuore di questo scritto. Ah sì, perché guardate che un'altra lezione che la scrittura ci dà ogni giorno è una logica per cui non si lavora con l'out-out, o questo o niente, o questo o fuori, ma con let-et, due posizioni diverse, due sensibilità diverse, due modi di vedere le cose, due modi di intendere le cose, insieme, nel rispetto reciproco. Io sono convinto della mia, però rispetto anche la tua. E la verità è io e te insieme, perché se no sarebbe come uno che chiude un occhio. E la giusta proporzione delle cose te le danno gli occhi tutte e due aperti. Ecco, la scrittura ci dà questa grande lezione. Se voi andate a prendere il Nuovo Testamento è una collezione di scritti quasi tutti con sensibilità diverse o prospettive diverse. Eppure insieme la Chiesa ce li consegna. Il versetto 10 ci dà poi la conclusione pratica. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Perché? Non perché ha una sensibilità diversa, non perché ha una posizione diversa, ma perché è proagon, è andato fuori dal recinto. E fino a contraddire il cuore del Vangelo, appunto, Deus caritas est. Ecco, e finisce per diventare l'anticristo. Ecco chi è l'anticristo. È colui che va oltre fino a prendere una deriva che si ritorce contro Cristo e uccide il Cristo. Perché se tu non riconosci in lui l'amore fatta carne e il precetto che ci fa fratelli, chiamandoci all'amore fraterno, diventi l'anticristo. Cosa importante. Attenzione, perché qui però l'autore, e quindi il presbitero, questo episcopo, ha ancora in mano la situazione. C'è questo gruppo di secessionisti, si fa breccia in alcune comunità cristiane, però lui ha ancora in mano la situazione e dice non riceveteli in casa. È perché non c'erano ancora le chiese. Le case erano i luoghi in cui la comunità cristiana si ritrovava e celebrava. La chiesa domestica. Per cui in questo senso non riceveteli nelle vostre assemblee liturgiche, nelle vostre celebrazioni, e non fateli parlare, non salutateli nemmeno, non abbiano spazio nelle celebrazioni, nelle assemblee. Questo va capito, se no lui dice ma che cosa c'è di cristiano in questo? No, la cosa è molto tecnica. Lui è il responsabile dell'istituzione che dà una direttiva per le comunità cristiane in ordine alle loro celebrazioni e alla predicazione, perché nella chiesa dell'origine non c'era il catechismo. L'annuncio si faceva casa in casa all'interno delle famiglie, e la formazione cristiana era la domenica, dominus signore, domenica, giorno del Signore, primo giorno della settimana, giorno lavorativo, si andava a lavorare,
non c'era ancora la... Per cui questi andavano a lavorare e poi si trovavano a celebrare l'Eucaristia, a mangiare insieme, cosa che fanno anche le nostre comunità cristiane nei posti dove sono minoranza. Comunque lui ha ancora in mano la situazione, è in posizione di forza. Ok? La cosa cambia nella terza lettera di Giovanni. Andiamo a prendere la terza lettera di Giovanni, vedete che è brevissima. Qui la cosa già cambia, perché questi secessionisti hanno preso posizione in alcune comunità, diventando loro in una posizione di forza. E qui allora si trova lui chiuso fuori con i suoi missionari ufficiali il giorno del Signore, la domenica. Leggo: io il presbitero al carissimo Gaio, che amo nella verità. Carissimo, mi auguro che in tutto tu stia bene e sia in buona salute, come sta bene la tua anima. Molto bello, la tua anima sta bene. Spero che stia bene anche il corpo, come sta bene la tua anima. Molto bello, eh? Un grande riconoscimento. Mi sono molto rallegrato, infatti, quando sono giunti alcuni fratelli e hanno testimoniato che tu, dal modo in cui cammini nella verità, sei in ritiro. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché stranieri. Molto bene. Vedete? Già la problematica dell'accoglienza degli stranieri. Essi hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro il necessario per il viaggio in modo degno di Dio. Per il suo nome, infatti, essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani. Noi perciò dobbiamo accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Collaboratori della verità. Questa è un'espressione che torna anche in Paolo. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando di noi con discorsi maligni. Ai ai ai, nella Chiesa, sparlando di noi, Qui Papa Francesco ogni tanto torna, Non contento di questo, eccolo qua, non riceve i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto Dio. A Demetrio tutti danno testimonianza, anche la stessa verità. Anche noi gli diamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Conclusione. Molte cose avrei da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Ah, qui fa capire che ha già la valigia pronta. Spero però di vederti presto e parleremo a viva voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno a uno. Allora, destinatario mittente. Allora, il mittente è lo stesso, è sempre il presbitero, ok? È sempre lui. Il destinatario questa volta ha un nome preciso. Prima era la comunità cristiana, chiamata con quella definizione, la signora. Molto bello, si fa riferimento alla signora e ai suoi figli, perché la Chiesa è madre dei suoi figli, è molto bello. Quindi la signora, oggi noi siamo abituati alla Chiesa madre, chiamarla madre, no? Però
Nell'Antichità c'era anche questa espressione, signora, è molto bello, perché è la sposa del Signore. È molto bello, perché la Chiesa non è solo madre, è anche sposa. Anzi, la Chiesa è madre proprio perché è sposa. Se non fosse prima sposa, non potrebbe generare in Cristo, nello Spirito. Ci siamo. Quindi molto bello, purtroppo si perde, beh no, non, anche noi signore e signora, però noi perdiamo il senso, signora è una che incontri per strada, ma no, perché Kyrios è il Signore risorto, noi perdiamo questo gioco terminologico, ma va bene. Qui no, si parla di Gaio, allora cercheremo di capire. Chi è questo qui? Stimatissimo dal presbitero, a differenza di Diotrefe. Diotrefe, dicevo appunto, esponente a cui fanno riferimento i secessionisti. Qui è una vega interna. Perché? Perché poi si cita anche Demetrio, più avanti. Il tutto gira attorno nel versetto 9 a quello che si dice di questo Diotrefe. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe che ambisce il primo posto tra loro. Voi adesso capite cosa vuol dire. Diotrefe, un anziano, un presbitero, che ha secondato il percorso di questi secessionisti, ambisce il primo posto, cioè ambisce a diventare episcopo. Vuol dire che allora questi secessionisti in alcune comunità cristiane hanno visto presbiteri sposare la loro causa. Quindi la divisione non è soltanto all'interno, noi diremmo oggi, dei fedeli, ma all'interno degli stessi presbiteri. C'è divisione tra i presbiteri. Alcuni presbiteri adesso sono diventati progressisti, capite? E quindi staccandosi dalla linea che il presbitero ha dato. E qui il problema è che se in una comunità cristiana i presbiteri progressisti, tanto per farci capire, da pro agono, diventano la maggior parte, la maggioranza, quando si vota per eleggere l'episcopo, la comunità diventa secessionista, capite? Perché l'episcopo eletto da loro rimarrà sempre divisa, perché una parte dei presbiteri restano invece fedeli al presbitero, se ci sono. Però cosa succede? Lui scrive a questo Gaio sponsorizzando Demetrio. Avete visto, nella seconda parte lui dice: carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha voluto Dio. A Demetrio, Diotrefe ha già detto peste corna, quello che anzi gli dice adesso, però io a sistemarlo di persona. Demetrio dice: tutti danno testimonianza, anche la stessa verità. Anche noi gli diamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Allora lui scrive a Gaio, di cui ha grande stima, perché lui si faccia promotore della sponsorizzazione di questo Demetrio come episcopo, contrapponendosi a Diotrefe, che invece aspira lui a diventare. Capite? Questo mi dà
tutta l'idea che non c'era ancora Roma. Vedete? Cioè Roma nel senso il Papa che nomina i vescovi. Ok? Qui una comunità cristiana eleggeva il proprio episcopo. Capite? E questa sarà la prassi delle prime comunità cristiane. Perché fin quando ci sono gli apostoli nominano il consiglio degli anziani e anche il responsabile. Avete presente Paolo? Paolo è il grande apostolo delle genti, a lui piaceva fondare le comunità cristiane dallo zero, dove ancora non c'era comunità cristiana. Ci sono qualche eccezione, ma di solito lui fa così. Poi cosa fa? Lui sta lì in questa comunità cristiana, quando la fonda, il tempo necessario e giusto per dare le fondamenta a questa comunità e poi scegliere un gruppettino di presbiteri, di anziani. Tra questi anziani ne sceglie uno come episcopo o lo manda e poi si mantiene in contatto con lui. Nei momenti di crisi si va a visitare, no? Per esempio Corinto, no? La chiesa della Galazia, e quando c'è un problema grosso allora lui va o manda i suoi emissari di persona a chiarire la cosa, ma se no consiglio dei presbiteri con uno scelto da lui. Anche quando ormai sarà in carcere a Roma, lui comincia a sistemare le comunità cristiane in vista della sua morte. Mi sa che la sua morte è vicina, allora comincia a sistemarlo. Quindi manda Timoteo a Efeso, Tito a Creta e così via, no? E sistema in modo che abbia. Ma quando muoiono Timoteo, Tito e gli altri messi, cosa succede? Rimangono i consigli che nomineranno loro l'episcopo. Cioè, quindi è la comunità che sceglie alcuni anziani, non dovete pensare ai settantenni, ottantenni, un anziano già era uno che godeva di fiducia, un trentenne poteva essere un anziano, un quarantenne sicuramente, perché loro avevano piena consapevolezza che a scegliere era lo spirito, perché loro facevano le cose bene, cioè si consultavano tra di loro, pregavano e in un clima di preghiera sceglievano. E così anche per i presbiteri, per l'episcopo. Capite? Quindi è un'idea di comunità vive e ministeriale, Soltanto dopo si metterà a punto per il problema della di assicurare la trasmissione apostolica, la questione della ordinazione, sempre però di persone stimate all'interno della comunità. Stimate in base a cosa? Andate a prendere prima Timoteo capitolo 3. Lì ci sono i criteri per i quali Paolo dice scegliete i vostri presbiteri, scegliete i vostri diaconi, scegliete i vostri episcopi. Andate a vedere che siano dei bravi papà di famiglia, che siano d'esempio nell'interno della comunità nel loro modo di educare i figli, che abbiano una sola moglie, e c'è già un bel esempio in un tempo ancora di promiscuità o dove c'era anche la poligamia. Onesti e sobri. Questa è molto bella. E la comunità guardava questo, perché lì c'era maturità umana, c'era l'uomo. Come finisce la cosa?
La domanda la faccio a voi. Come finirà la cosa? Come sarà finita la cosa? Noi sappiamo soltanto fino a questo punto. E lui sarà andato? Si sarà imposto? Era ancora nelle condizioni di imporsi? Perché se vai in una comunità cristiana dove quelli che seguono sono fedeli a te, sono la maggioranza, vai là e sgridi, metti le cose a posto. Ma se vai in una comunità cristiana dove la maggioranza dei presbiteri sono progressisti, loro ti mettono te alla porta. Capite? C'è qualche autore che dice, qui deve quasi difendersi, nella terza lettera di Giovanni il presbitero deve quasi difendersi. Sembra quasi Paolo quando scrive la lettera ai Galati o la seconda lettera ai Corinzi, dove lui è messo in discussione. La lettera tra le lacrime è Paolo ai Corinti e la lettera ai Galati. Magari se andate a vedere la lettera ai Galati, Paolo è furibondo. Tant'è vero che salta anche i saluti, entra subito nel vivo e ce l'ha con tutti e per tutti. Perché? Perché è stato messo in discussione e nelle chiese della Galazia è stato messo in minoranza. Perché sono arrivati giudaizzanti, giudeo-cristiani, che però volevano ristabilire le vecchie pratiche, le vecchie leggi mosaiche, e lo mettono in minoranza screditando Paolo, dicendo ma Paolo neanche ha visto Gesù, poi è uno dell'ultima ora, anzi era un persecutore, ha guidato la spedizione che ha ucciso Stefano e tanti cristiani, guardate retta a lui, vedete le pettegolezzi, parlare male, il parlare contro. E la maggioranza aveva sposato questa linea dei giudaizzanti. Paolo furibondo, come sarà andato a finire? Non bene, perché le chiese della Galazia si sono disperse. Su che cosa potevano screditarlo i secessionisti? La chiesa giovannea è sempre stata tacciata di una posizione ambigua, il dualismo che vuol dire spirito, corpo. E lui qui, vedete, quando continua a dire la nostra fede è nel verbo incarnato, lui risponde anche a questa accusa di dualismo. No, non c'è un dualismo, due nature in Gesù, ma è il verbo incarnato, vero uomo e vero Dio insieme, come poi arriveranno i concili a ratificare. Ma la Chiesa Giovanni è stata sempre un po' tacciata da questo. Perché? Perché il suo linguaggio è in effetti sottile, va a scandagliare l'ambito spirituale e l'ambito più legato al soma, alla sarx, alla persona, alla carne. E allora viene tacciata di questo. E alcuni arriveranno anche a dire che Giovanni si è rivelato l'anticamera dello gnosticismo. Questo perché il pensiero che si eleva staccandosi dalla carne e che va per conto suo screditando e buttando via l'uomo fatto di carne, vedono questo in continuità con il dualismo giovannico. Di fatto le comunità cristiane gnostiche leggevano il Vangelo di Giovanni, ma non è colpa di Giovanni,
colpa loro che partendo da Giovanni diventano progressisti, vanno oltre fino a uccidere il Cristo. In Giovanni non c'è niente di gnostico, anzi, se c'è un Vangelo concreto che è fondato nella carne, è Giovanni. Logos, sarx e gento. Giovanni 1,14. Il verbo è diventato sarx, carne. Il verbo è diventato carne. Questa è una pietra miliare. Però è così, è così. La deriva è, si facilmente prende piede nella Chiesa e ci porta a questi livelli. E concludo, concludo soltanto dandovi questo pensiero. In sintesi, guardate le diverse strategie che abbiamo visto in atto nelle tre lettere di Giovanni. Prima lettera di Giovanni, strategia pastorale, strategia del dialogo, strategia fondata sul ragionamento, sul cercare di confrontarsi e di capire insieme, cercando così anche di ascoltare questi secessionisti, questi primi secessionisti, e farli far capire loro che non devono andare oltre in quella via. Quindi un approccio di dialogo, di ascolto pastorale. Nella seconda lettera, questo anziano, questo presbitero, che si vede costretto a escludere qualcuno. Purtroppo, dove la prassi pastorale non ha ottenuto i suoi obiettivi, entra in atto questa prassi che poi diventerà anche una prassi attuata dalla Chiesa, la scomunica. Vedete che però, come invita anche a fare Paolo, anche Paolo invita a fare questo, non è una scomunica, late sentenze come oggi, anche se anche oggi la scomunica ha sempre una finalità guaritiva, che tende a fare in modo che uno si ravveda, ma vedete qui è un mettere fuori dalla porta nella speranza che questo capisca e possa rientrare, possa ravvedersi, è un allontanamento. Nella terza lettera lui, il presbitero, si vede ancora costretto a entrare in campo con uno strumento istituzionale, questa lettera, perché questa volta è lui che è stato messo fuori dalla porta. E allora, ecco che cerca con la stessa maniera istituzionale di far ravvedere, di far rientrare, dimenticandosi forse che quello che sta facendo Diotrefe è quello che lui prima ha fatto nei loro confronti. E lui è stato il primo a consigliare di lasciare fuori dalla porta quelli che erano i missionari dei secessionisti, e adesso si lamenta che loro hanno tenuto fuori i suoi missionari e tengono fuori i suoi missionari. Ma lui non è che si è dimenticato. Nel presbitero è forte la convinzione che lì sta il cuore della fede e che lui di questo è testimone e custode. Quindi non è qualcosa che fa in nome proprio, ma in nome di quella tradizione di cui lui adesso è depositario. Quello che oggi noi rileggiamo anche nella storia. Quante volte questo si è ripetuto? Con la Chiesa che si è vista costretta a scomunicare o
a riconoscere fuori dalla Chiesa qualcuno. E poi non dobbiamo lamentarci però, questo lo sappiamo, lo facciamo in nome della fede, certamente, affidandoci allo Spirito, certamente, allo Spirito di Cristo, certamente, ma non dobbiamo lamentarci se poi qualcuno ci lascia a sua volta fuori dalla porta. Quello che dobbiamo fare poi è il grande lavoro ecumenico, il grande lavoro di ascoltarci, di riavvicinarci a quello che già si è fatto e che si sta ancora facendo. Però queste sono le dinamiche, vedete, che già dalle prime comunità cristiane si sono cominciate a trasparire e che hanno poi anche segnato inevitabilmente la nostra storia. La nostra speranza ovviamente è che alla fine ci possa rimettere tutti insieme colui che è la comunione e l'unione in persona, che è il Cristo. Dove non siamo stati capaci, ancora non siamo capaci di ritrovarci insieme noi, che sia Lui a rimetterci insieme alla sua presenza e nella comunione col Padre. E questo io sono convinto, che noi nella storia non riusciamo ancora a riconoscere, a mettere in atto quello che Cristo già ha compiuto, perché agli occhi del Signore Gesù noi siamo già una cosa sola.